No, Catrap, ti prego non farlo! Baba, non volevi giocare? Beh, non bevo più! Oh no, mio sovrino non respira, no! Cambia! Perché ti comporti così? Perché è divertente, no? Ah, fantastico! Che profumino! Catrap, la tratterrà il respiro! Oramai dovrebbe essere pronto. Ah! Chi è stato? Chi va là? Beh, immagino Ciao, che. Perché? Oh no! Amico! Gira tutto! Buonanotte! Crafty, una nuova vittima! Prossimo! Non ne potremmo parlare! Crafty, voglio solo giocare! Con questo disegno coroniamo la nostra amicizia e vai! Fuori dai piedi! Che succede? Il nostro disegno? Ma che combini? Dovete scappare! Mi sta inseguendo! Cosa? Non sembra proprio ci stia cercando. Divertente. Ma lui è dietro di voi! Se non volete credermi, io me la svigno! Quell'unicorno melodrammatico ci stava per rovinare il dipinto, però guarda che ho disegnato! C'è uno psico killer! Dietro di te! Ti ci metti pure tu! Avresti dovuto crederle! Oh no! No! Ti prego, risparmiami! Ti piacerebbe? Wow, sei bellissima! Che fofana! E ci vuole Stacy! Oh no! Ti prego, non fammi apparire! Dove va? Dietro di te! E dai, parliamole, ma che possiamo ragionarsi, no? Mi vuoi ascoltare? Dietro di te! Oh, capo, vai a giocare anche tu! Capo! Oh, scappa, Crafty, scappa! Dai, giochiamo insieme! Oh no, Crafty, ti vado salvo, mi Dobbiamo... Kiki? No! Oh, no, mio Afferra la mia mano! Dio, mi dispiace! Quindi mi lascia qui! Non sarei stata in grado di salvarti! Amico mio, io mi dispiace! Rimango solo io! Ma quali sono? Impronte? Di chi saranno? Oh no! È stato lui! Come ha? Io torno sempre! Che Aiuto! spasso! Oh no! Piccolo cieco, ti prego, È no! finita! È la fine! Basta così! Dog Day, Sì, sei piccola mia, tienila e indossala! A che serve? Così non respiri i suoi gas, provala! Sì, signore! Ecco! Credo! Pensavate di potermi resistere? Penso proprio di sì! Non mi ha fatto effetto! Dai, ragazzi, Farai pace! pace con i miei pugni! No, io me ne vado! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Ottimo Ottimo lavoro! lavoro! Diamine, cosa gli sarà successo? Voglio dire, chi potrebbe fare una cosa del genere? Santo cielo! Prima, Oh, un attimo, Catnap! Ehi, come va? Ho perso tutti i miei amici. Eravamo in un orfanotrofio a giocare allegramente quando una mano misteriosa apparve. Non sapevo cosa pensare, ma era insistente e mi mostrò una foto di mami gamba lunga uccidere dei bambini. Avevo paura. Ho provato a dirlo agli altri, ma è scomparso subito. Nessuno voleva credermi. Iniziarono a chiamarmi tromboide e non era giusto. Poi la mano apparve di nuovo. Questa volta però mi diede una videocassetta. Avevo le prove che mi servivano. Misi la videocassetta nel lettore e non avevo più dubbi. Era tutta colpa di Mami. Avevo anche sconfitto Huggy Wuggy e consorte. Era così cattiva che registrò il tutto solo per divertimento. Afferrò Kissy e minacciò di ucciderla. Non riuscivo a guardare oltre. Non potevo distorcere lo sguardo. Huggy venne messo alla mercé come assassino, perdendo la sua moralità, i suoi sogni, la sua libertà. Non poteva non eseguire i suoi ordini. Mami era il diavolo in persona e continuava a cercare nuovi schiavi, seguaci da portare dalla sua, spingendo la sua follia al limite.
prese Bonzo, gli altri anche e persino il coniglietto. Fu un momento terribile, e non solo per i pupazzi, ma per tutti quanti. Rapì tutti i bambini intrappolandoli nella sua rete. Mi venne dato un grab pack, ma non mi spiego come usarlo. Andò via senza dirmi nulla. Poi ad una certa capì che potevo dare la scossa a Mami con quell'aggeggio, e così iniziai a cercarla, ma lei mi trovò per primo. Provai ad attaccarla, ma l'arma si inceppò proprio in quell'istante, così scappai. Ma lei era più veloce e più forte e mi buttò a terra e per sbaglio mi diedi uno scossone fortissimo. Quando mi svegliai ero legato ed il dottore stava per applicarmi la maschera trasformandomi in questo. Oh, sei comunque un micetto tenerissimo. Lo pensi davvero? Certo. Grazie. Ok, ci non siamo. Non farmi in fretta. Oh, oh. No, ti prego, non farmi del male. Voglio scappare. Ah! Fermo lì, non puoi sfuggirmi. Cane cattivo, sto solo perdendo tempo. Ah, maledizione, il ginocchio. Forse dovrei... Wow, mi ha già raggiunto. Ma quanto mi ha venuto veloce. Oh, ehi, dai, accuccia bella, accuccia. Qualcuno mi aiuti. Cosa, stai piangendo? Non voglio morire. Deve esserci stato un fraintendimento. Dai, non piangere. Ma piangendo? Sì, ci sono molte cose che non sai su di me. Quando ero un umano passavo molto del mio tempo assieme al mio cane. Lui era il mio migliore amico, ma un giorno le cose cambiarono quando un bullo si avvicinò a me. Ehi, dammi quella collana! Non ci penso nemmeno! Vinse fortissimo, poi iniziò a prendermi a pugni. Basta! Il mio cane stava giocando allegramente quando si accorse di cosa stava succedendo. A tutta birra diede un morso sulle chiappe di quel brutto prepotente. Li spaventò per benino, mi riportò la collana indietro e poi mi chiese di giocare. Ma i bulli non si sarebbero arresi tanto facilmente e portarono un cane ancora più grande. Attacca! Il cane liberato corse verso di noi. Ce la stavamo facendo sotto dalla paura. Quel cane aveva zanne lunghe come sciabole. Era 8 volte più grande del mio cucciolo. Non volevo che gli facessero del male. La paura mi paralizzò. Ma lo stesso non si poteva dire del mio cane. Lui aveva coraggio da vincere. Io invece non sono un codardo. Il mio cucciolo fece il possibile per difendermi. Ma la differenza era evidente. Il loro cane era troppo forte e iniziò a masticarselo come carne secca. Mi si spezzò il cuore, ma fortunatamente il mio cane si risvegliò e fu un vero sollievo, ma il mio piccolino era gravemente ferito. Andai nella casa più vicina in cerca di aiuto, ma quella casa era bizzarra. Oh, tu non avere paura! Sono sicuro che là dentro qualcuno potrà aiutarti con tuo cane! Ci abbiamo proprio, eh! Il mio cane non voleva, ma era messo male, e lì incontrammo 2 strambi scienziati. Ehi, ragazzino, sei venuto nel posto giusto per curare il tuo cane! Un tavolo coi laser, non ve lo lascio il mio cane, statemi lontano! Oh no, non mi toccate! Si separarono, mi legarono mani e piedi a quel freddo tavolo da laboratorio e lo stesso fecero col cane. Dov'è il mio? Oh no! Che cosa state facendo? Liberatelo subito! Non mi diedero ascolto, poi improvvisamente realizzai tutto. Quel posto era una trappola. Poi però nella penombra notai qualcuno che si chiedeva il mio silenzio. Poi dal soffitto venne giù un mostro rosa ragnesco dal fare minaccioso. Chissà quante volte avevano ripetuto questa ingannevole trappola. Si ficcarono in uno strano macchinario e ci sentimmo la pelle come tirare. Il nostro corpo si stava fondendo in un'unica mostruosa creatura. Poi infine il macchinario si spense. Quando realizzai la cosa ero totalmente nel panico. Non potevo assolutamente crederci, bloccato in quel corpo bizzarro. Che cosa volete da me? Non toccatemi! Ed ecco come sono finito qua. Spero non ti capiti la stessa cosa. Ehi, non lasciami, brutto antipatico! Aiuto, caritaccio! Io... Aiuto! Non farmi del male! Catnap, non farlo! Cosa? E perché? Noi non siamo mostri, non lo siamo per davvero! Hai ragione, ma non vorrei... No! È la tua fine, ragazzino! Mi sento ubriaco! Tu non vuoi proprio capire, eh? Un giorno me lo pagherai, marrano! È andato, maledizione! Meno male, non avevo voglia di combattere. Mi hai salvato la vita, eh? Sei il mio eroe! Hai del cuore, dopo tutto! Oh, ora siamo amici! Che cazzo! Ti stai divertendo! Sì. Non posso crederci, no, non è vero!
Ehi, e quello cos'è? Quello? Beh, è una lunga storia. Guarda, c'è un albero di Natale. Mi è venuta un'idea. Mamma mia! Oh, grazie tesoro! Forza, spiega! No, non è come pensi! Io le stavo dando la caccia e poi è successo! Attento! No, aspetta! Dai, giocatore! Fermati! No, non preoccuparti, ti aiuto io! Ciao! Ehi là! Forza, non ti nascondere! Cosa? No! Non scappare! Santo cielo! Ancora? Ma no, è stata una coincidenza! Prendi questo! Ciao! Scappiamo via! Stai indietro! Ma che succede? Ma che? No! No, la faccenda non mi piace affatto! Che succede qui? Wow, mi piace come si muove! Smettila! Oh no! Non guardare! Oh. No! Hey! Non preoccupatevi, vi salvo io! Ah, che bella sensazione! Liberate pure me! Oh, ok! Grazie, sei la migliore! Grazie! E ora? Dove eravamo rimasti? Oh, no. Torna qui! So io che cosa fare! Nessuno nei paraggi. Ho quasi finito. Ehi, giocatrice, che ne pensi? L'ho fatto io. Penso che mi sia venuta un'idea. Ma dove sono finiti? Va che bello. Vedrai che roba. Questo lo mettiamo qui e... Ok, assembliamoci. Ok. Mi sono staccato. Dove sei? Sei arrivato. Andiamo. Ma che? Oh, furba. Funziona. Non fermarti. Non riusciranno a sfuggirmi. Beh, in qualche modo dovremmo riuscire ad aprirlo. Forza! Ci sta raggiungendo!
Addio, Huggy! Maledetta ragazzina! Dove vai? Non puoi fuggire! Non dalle mie grembie! Lo vedrai! Siamo più forti di te, Huggy! Non puoi fermarci! Tesoro mio! Ma cos'è? È la mia mamma! Qui! Mi manchi così tanto! Oh, era il mio migliore compagno di giochi in assoluto! Ti voglio bene, mammina! Anche io! Io non te la faccio più! Devi farti forza! Dai, forza! Ma quanto ci vuole ancora? Riaffiorano i ricordi! Mamma, perché? Ci mancherai tantissimo! Non riesco a crederci! Mamma! Non preoccuparti, lo supereremo! Io devo farcela per mio figlio! Il mio ciuccio! Mamma! Forza, tesoro! Proprio come ti ho insegnato! Apri! Apri e ham! Ci siamo! Ci siamo! Non mollare! Sì, baby! Più veloce! Mi sto per prendere! Guarda, ci siamo quasi! Arrenditi finché puoi! Smettila, ragazzina! E ora cosa vuoi fare? No! Devo andare avanti! Forza! Forza! Corri, vivo! Sono riuscito ad aprirlo! Uffa, sto iniziando ad annoiarmi! È vivo! Papà! Buonanotte! Non come spettano! Ti ho presa! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Cosa? Hanno rovinato il mio piano! Sono così felice di rivederti! Guarda! Ciao, tesoro! Oh, piccola, mi manchi così tanto! Addio! Presto, sta per raggiungerci! Non andrete tanto lontano! Venite da mami! Oh no, l'ho preso! Nessuno scappa da mami! Devo fare qualcosa! Sì! Forza, puoi farcela! Siete così fastidiosi, mi fate impazzire! Tira con più forza, tira di più! Ti aiuto io! Grande! Due è sempre meglio di una! Sono troppo forti! Dai che ce la fate, sì! Nessuno scappa da mami! Ci conviene scappare! È finita per voi, marmocchi! Vedo l'uscita! Presto, muoviamoci! No! Addio! Mamma mia, che fatica! Chi c'è? Vattene via! Ho sentito qualcosa! Sono così tanti! So esattamente cosa c'è da fare! Ragazzi, prendiamoli! Toglietemelo! Ops, scusa! È morto! Muori! Fatto! Bravo! Sei stato bravo! Capparelli! Perché mi guardate male? Dietro di te!
ed è mangiato! Scappa! Chi è il prossimo? Aiutami! Forza, amico, alzati! Oh no, non c'è più tempo! Ti prego, fai in fretta! Oh, mi hai salvato! Nessuno se la prende con i miei amici! Scappa, forza! Forza, sbrigati! La mia testa! No, fermo! Deve dire le ultime parole! Non potrei sfuggirti questa volta! Sento ancora il suo odore! Oh, ma sei qui dentro! Ti prego, e là! Oh, ma so dove può essere andato! È andato via! Devo sbrigarmi! Il treno è pronto! Forza, amico, puoi farcela! Sbrigati! Sbrigati! No! Questo scatolo si muove! Ehi, non finisce qui! Presto, arriva! No, non lasciarmi qui! Ti avevo detto di non sottovalutarmi! Diamine, ci è mancato poco! Ce l'abbiamo fatta! Vai, sei stato bravissimo! Ehi, guardate lì! Wow! Wow, ma secondo voi è vivo? Vabbè, per essere un pupaccio mi sembra vero. Non capisco. Qui la cosa puzza. Beh, non guardare me. Ma è un pupazzo. Pupazzo? Chi? Questo lo disegno. Ehi, ragazzi, ho trovato un music box. Ehi, giocatore, questo lo devi venire a vedere. Ehi, ma se ne tiro le braccia, secondo voi sa pazzo. Ehi, ragazzi, guardate laggiù. Ma è un jukebox. Andiamo a vedere! State cadendo nella mia trappola! Un momento! Ma che cos'è? Che è successo? Hai sentito qualcosa? Ehi, ma dove sono gli altri? Oh no, che scomparso! Ora ci divertiamo! Che cos'è stato? Forse era solo un intruso. Santo carciofello! Lo sta portando via! Che cosa posso fare? Stupida scatola! Sono stanco di giocare! Che suono inquietante! Porca vacca! Si è fermato! Porca vacchissima! Oh no! Ma... è vivo! Ehi, bamboccio! Vuoi giocare con me? Delizioso! È proprio una bella giornata per catturare qualche giocatore. Oh, eccone uno. Cos'era quel rumore? Oh, fico, un cubo. Chi è là? Oh, ce n'è un altro. Finito. Peccato. Ho ancora fame. Oh, ne arrivano altri! Sì, hai capito? E poi mi ha detto... Ehi, ma che succede? Oh no, è una trappola! Serve aiuto! Devo andarmene subito da qui! Dove è finito? Torna qui, bimbetta! Questa è la tua fine! Ehi, torna qui, manigoldo! Ma dove sei? Ecco dove sei! Che cosa? Hai detto qualcosa? Ehi, ma che cavolo! Ma non riesco a toccarti! Oh, ma che io non capisco! Uffa, sono stanco! Ma era una trappola! Guarda, c'è una chiave! Dove? Sì! Andiamocene insieme, ti va? Non così in fretta! Ok, io lo distraggo! No, ti prego! Ti ucciderà! Non preoccuparti! Becca di questo, brutto manigoldo! Sarò sola per sempre! I miei ragazzi spariscono tutti! Sono qui! Tesoro, finalmente siamo insieme! Ah!
Cosa sta succedendo? Il mio corpo è cambiato! L'operazione sarà un altro successo! È pronto! Oh, sì! Cos'è quel muso lungo? Ecco, tieni, guarda! Eh? È giunta l'ora! Mi sento di nuovo cambiare! Ah, il mio braccio! Che sta succedendo? Sembra così felice! Potrà tornare finalmente da sua moglie! Signorina, l'operazione è stata un successo! Perché non vai a vedere? Ah, mi gira la testa! Wow, ma guardate! Ed ora? È uno specchio! La mia faccia! Sono tornato normale, evviva! Wow, che bello! Però sembra ancora di triste. Di cosa parli? Guarda, aveva una famiglia. Oh, beh, ho già una soluzione. Proviamo. Eh? Che succede? Oh, Carciofelli, ma quelli sono i miei genitori. Figliolo, sei vivo? Figliolo, sei vivo! Oh, che emozione! È bello riaverti fra noi. E guarda cosa ti ho portato. Ora non potrei più sfuggirmi! Ti prego, risparmiami! Che male! Nessuno si prende gioco di me! La 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 la! Oh, ciao, bello! Non provo! Torna qui, ho fame! Ai! Cos'era quel rumore? Prendiamolo, forza! Sì, prendiamolo! Cavoli! Ci è mancato poco! Ma è un box musicale! Scemo, mi hai fatto prendere un colpo! Non farlo mai più! Cos'è? Mi sono mancato! Fermiamolo! E ora che facciamo? E io che ne so! Lasciamolo così! Si è matto! Dobbiamo fermarlo! Ne uscirà un mostro! Ho troppa paura! Ehi, non te ne puoi andare! Va bene, ti faccio compagnia! Ehi, hai sentito? Tanto carciofo, addio! Si farà ammazzare! Io invece... Ora vieni con me! Ora sì che sono spaventato a dovere! Non oso guardare! Aspettate, pensavo che ci fosse un mostro o una cosa del genere! Uffa! Cos'è stato? Ho troppa paura! Un rumore! Wow! Guarda che bella scatola blu! Bella misteriosa, Chissà che c'è dentro! C'è una manovella! Farà della musica! Ma... è Bimbo? Beh, scopriamolo! Sembra divertente, no? Ehi, giocatore! Ciao! È enorme! Nascondiamoci! Aspetta! Io non ho intenzione di... Povera scatoletta! Hanno tutti paura di me! Devo fare qualcosa! Ciao, Boxy Blue! Mi dispiace di averti offeso! Sei tornato! Tieni, guarda! Che cos'è? Prendilo e scoprilo! Mi chiedo cosa sia! Scopriamolo! Ti prego, non farmi Non succederà nulla, tranquillo! Stupido scatolotto, ti sei rotto! Pensavo di essere inutile! Stupido! Odiavo la mia vita! Ti sei fatto male? Ti aggiusto io! Ma prego, signore, non mi faccia del male! Succede se tiro la manovella? Oh, ciao, bella bambina! Sì, sarà la mia più grande invenzione! Aspetta un attimo! Questa è la tua storia, quindi. Ora sai tutto! Mi spiace di averti trattato male! Sei il migliore! Questo sandwich è delizioso! Il cotone ora. Dici sul serio? Assolutamente sì! Andiamo! È il momento di giocare con papà! Siete proprio così carini! Ecco, completiamo la torre, dai! No, è caduta! Non sono fatto capace, papà! Ma che fa? Piange! Ora l'ho aggiustato tutto io, ok?
Sì, signore! Oh, muoio di fame! Ah, vuoi del cibo, ma certo! Buonissima! Oh, è bello! Guarda quanto bello bene! Sono velocissimo! Il mio cibo! Dammi qua! Cos'è? Ti credi forma? Hai visto che faccia che aveva? La 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 la! La 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 la! Sei pronto per un altro scherzo epico? Che bella giornata! Ora! Ben fatto! Stiamo diventando proprio bravi in antropi! Io vedo tutto, ragazzi! Oh, ma di che cosa parla? Stai pensando quello che penso io! Oh, com'è, amico? Vuoi giocare con noi? Non mi prendi! Provaci ancora! Sei in trappola! Capo, guarda là! Che sta succedendo? Mi è venuta in mente una cosa! Ehi, Rosso! Che cosa vuoi? I tuoi esperimenti fanno pupù! Come ti permetti? Mi dispiace, dottor Rosso! Ma come ti permetti, Marigoldo? Che divertita, ragazzi! Ti sei divertito, piccolo? Sì, non ma andare. Non preoccuparti! Tornerai prima o poi! Il papà di sempre! Ciao a papà! Ti voglio bene, bimbo! Tuo figlio ha causato un sacco di guai! Mio figlio? Cosa hai combinato? Non fare il finto tonto! Io non saprei più di cosa parlino! Io credo mio figlio! Che? Ma dice sul serio? Ciao, ciao, mostri! Incredibile!